sopporta alcuni consigli da prendere, oltre alla sicurezza, iniziando sempre dal casco, che è la prima cosa. Quella lì è la prima cosa, del casco. E avere rispetto della propria vita e degli altri. E ricordarsi che ogni talvolta... Nei primi giorni non mettersi in questi gruppi pazzi, perché insomma l'inesperienza gioca sfavore. Fa male, sì. Perché no. Magari non si sa stare in gruppo. Non si pensa che la bicicletta è come essere in motorino. Che andare in bicicletta è una cosa... molto elevate, quindi insomma diventa molto pericoloso. E quindi stare attenti. Sempre con Antonio Danilo, con i suoi consigli. Forse non farò la scoperta dell'acqua calda, però è importante sempre ricordarli. L'errore di fare colazione la mattina, magari uno prende sempre il suo caffè, che può far portare problemi digestivi, oppure chi prende... Ma cornetti, burro, tutte queste cose un po' pesanti. Insomma, la sarebbe meglio evitarle. La miglior cosa è pane all'olio, con miele, cose molto digeribili. Molto semplici. Sì, zuccheri semplici, infatti. Casomai un tè invece del latte e via, non c'è bisogno di una colazione stratosferica, soprattutto chi fa 40 o 50 km insomma. Vuoi mantenere... Chi fa più chilometri è meglio mangiare durante l'attività qualche barretta in più, ma non farsi quella buffata di mattina che non servono a nulla. Poi assumere tanti carboidrati durante il giorno. Carboidrati anche ma partendo dal giorno prima. Di sera, già insomma un bel piatto di pasta poco condito, va benissimo. Antonio, dimmi. Ricordiamo l'importanza dei sali minerali da prendere prima, come... Diciamo che i sali prima... minerali vanno presi anche quello già dal giorno prima per idratare il muscolo tutta la notte. Molti pensano che quando gli vengono i crampi devono prendere sali e ormai è troppo tardi. Quindi insomma alimentarsi bene già dal sabato, ci alimentiamo bene il sabato, di mattina appena scendiamo sali e fruttosio nella borraccia, si parte e si sorseggia pian piano, non arrivare prima al limite e poi riempirsi questa pancia di roba. Antonio ricordiamo che al sintomo della fame già è troppo tardi, bisogna alimentarsi ogni quanti minuti. Diciamo una barretta ogni ora è la teoria più giusta. Poi assumere tanti zuccheri, anche i liquidi. Zuccheri, liquidi, quelli insomma aspettiamo più in finale, ma perché molti prendono zuccheri lontano ma dalle ultime ore di bici e poi abbiamo un picco glicemico ma che ti porta a casa un po' finito. Rischi di impallarsi? Sì, infatti. Grazie Antonio per i consigli. Niente a te.